Salve gente, sono Larus e con qui su Europa Universalis 4. Gioco che ho già trattato sul mio canale, ho fatto una miniserie con gli ottomani. Non è andato tanto avanti perché Rom 2. È uscito Rom 2, quindi non l'ho più continuata. Però oggi ricominceremo con una nuova serie, nuova più o meno, perché riprenderemo da dove ci siamo lasciati nella serie della dinastia dei Brancazzo. Serie in cui noi... Potete vedere il video, metto anche un'annotazione sopra al video, potete cliccare e andare in tutta la serie. In cui noi abbiamo preso la contea di Savoia, o ducato di Savoia, con la dinastia Brancazzo che ci siamo creati. E abbiamo fatto un bel po' di cose, sono cose interessanti e alla fine siamo arrivati a dominare l'Inghilterra. Il mondo nel 1444 è così. Ne sono successe un po' di cose. Anzi, ne sono successe tante di cose. Possiamo partire subito un po' sintetizzando. L'Inghilterra con i Brancazzo. Noi avevamo la Quitania, questo regno qui, che poi dopo io ho voluto cedere. Non riuscivo a cedere questa zona di Poitiers, però vabbè, non importa. Non riuscivo proprio, non so perché. Il vassallo non voleva cedere quella zona e ho detto va bene, la tengo. Poi c'è la Francia spaccata in Aquitania e Francia. Poi dopo c'è. Ricordate, c'è differenza tra Regno di Aquitania e Ducato di Aquitania. Tutto qui regnano i Capeti, qui Bourgogne. Poi abbiamo. Oh, avevo anche la contea di Burgos, che ho dato a Pierre Brancazzo. Poi ho dato via. Il ducato di Susa che ho dato ad Adalberto Brancazzo. Ho dato anche il ducato di Savoia a Lotario Brancazzo e anche la contea di Vienne a Catherine Brancazzo. Che mi pare che abbia anche qualcos'altro, no, solo questo. Quindi, sono cose interessanti. Voglio farvi notare un attimo il Sacro Romano Impero, perché con varie crociate è riuscito a prendere pure la Grecia. E anche questa zona qui dell'ordine teutonico. Quindi qui in teoria il Sacro Romano Impero ha anche influenza qui e qui. E dobbiamo vedere poi dopo come diventa la situazione. Qua possiamo vedere che l'Olanda, qua c'è l'Olanda, tutta il Sacro Romano Impero esploso, esplode sempre quando si arriva su Europa Universalis. Perché? Perché in teoria mettono che il Sacro Romano Impero post Bolla d'Oro di Carlo IV. Che cos'è la Bolla d'Oro di Carlo IV? È stata una legge che praticamente faceva sì che la successione del re fosse elettiva con sette principi elettori, tre ecclesiastici e quattro laici. Che a occhio mi pare, cioè un po' a mente credo che sia il Palatinato, Boemia, Holstein, Bavaria, non mi ricordo più. Qua vediamo chi sono gli elettori. Brunswick, Olanda, Prussia, Österreich, Carinzia e Grecia. E il Sacro Romano Imperatore, a quanto pare, è l'Österreich, l'Austria. Sempre l'Austria. Quindi, oltretutto abbiamo i Timuridi che hanno... Qua sono un po' spaccati, però in realtà hanno come sottounione personale Akkobe, la Lania, Sarkel e basta. Poi dopo abbiamo la Tartaria, che è il nemico giurato dei Timuridi. Poi dopo qui abbiamo vari stati. Ci sono degli stati filo inglesi e filo tedeschi un po' dappertutto, tipo l'Ungheria è filo inglese, Treviso è filo inglese, oltretutto c'è anche William Brancazzo. La Grecia è filo tedesca, in teoria. E anche tutti questi principati qui sono un po' filo tedeschi. Anche tipo il Despotato d'Epiro, tutte queste cose qui. La Polonia è filo danese e la Danimarca è filo svedese. È una cosa un po' particolare. Però vediamo un po' come va. Le Gotland sono indipendenti. Non è mai successo in nessuna mia partita. E a quanto pare la Norvegia è anche bella potente. Ricordo che ho l'espansione, quella per randomizzare il mondo, ma non la farò. Randomizzare tutte le Americhe, ma non lo farò assolutamente. Quindi abbiamo il nostro Regno d'Inghilterra con Regina Julienne Brancazzo, che abbiamo 463,
come abilità e le idee inglesi sono abbastanza interessanti. Vi spiegherò anche un po' di meccaniche di gioco di Europa Universalis, perché non è un gioco molto semplice, non è gio come semplicissimo come gioco. Quindi partiamo con la seconda parte della dinastia. Ah, giusto, voglio prima farvi vedere anche la religione. È abbastanza particolare perché abbiamo anche un po' di tracce di tengrismo dappertutto, perché il tengrismo è stato riformato. Tengrismo cosa aggiunge? Tengrismo aggiunge? Non si sa. Comunque, il tengrismo è una religione riformata. Qua c'è anche la sciita che si sta espandendo. Di solito la sciita è sempre abbastanza serrata in una piccola zona, ma siccome i timuridi sono sciiti, sono espansi. Ovviamente tutta l'Asia, tutte le Americhe non cambiano, rimangono invariate come se nulla fosse accaduto. Qua possiamo vedere un grande regno d'Abissinia. E oltretutto di tecnologia Eastern. Particolare. Qua vediamo anche che ci sono dei piccoli regni qua intorno, c'è Cipro anche indipendente. Boh, partiamo subito. Ad occhio credo che lo stato più potente siano i Timuridi, giusto per dire, però comunque. E la Norvegia sembra bella potente, credo che con la Norvegia avremo molto da dire in questa campagna. Quindi, abbiamo come nemico giurato l'Irlanda, ma conquisteremo il nulla. Alla prossima, cioè la prossima che dico, partiamo subito, via. Sono emozionato. Spero di arrivare più avanti possibile. Finire una serie su Europa Universalis. Ci vogliono circa, vedendo YouTubers stranieri, inglesi. Ci mettono 100 puntate da 30 minuti ciascuna. Io non riuscirò mai ad arrivare. Però, tipo, se arrivo già al 1700, sono abbastanza contento. Ok. Controlliamo un attimo. Siamo come una monarchia feudale. Possiamo cambiarla se vogliamo a monarchia despotica. Proterrò quella feudale che aumenta le entrate dai vassalli e aumenta anche la forza di leva. Oltretutto, abbiamo come cultura principale cosmopolitana, perché il nostro re è francese, la nostra dinastia è francese, in teoria. Quindi tutte le nuove province che conquisteremo avranno cultura quella francese, ecco. Quindi credo che noi non possiamo formare la Gran Bretagna. Noi dobbiamo sempre tenerci l'Inghilterra. Pazienza, dobbiamo tenerci questo. Quindi abbiamo come idee però con gli inglesi, che sono molto buone. Abbiamo più bonus al commercio, al morale delle truppe. Poi possiamo sbloccare la flotta navale, la flotta reale, che aumenta 10% danno dalle navi, più 25% tradizione navale per anno, più 15% alle tasse, 2%, 2 più di relazioni diplomatiche, le atti di navigazione che ci danno più 10% abilità di combattimento delle navi leggere, e poi oltretutto abbiamo anche il National Trade Income, cioè i guadagni nazionali tramite il commercio aumentati del 10%. Poi abbiamo meno rivolte, meno 1 in teoria, più 10% alla disciplina, questo è buono, meno 25% all'attrito navale. E oltretutto, se finiamo tutte le idee, prendiamo più 33% efficienza d'embargo. Che dire, buone idee, abbiamo delle idee magnifiche. Ora, possiamo partire. Io direi il nostro primo piano è conquistare il Galles. E oltretutto dovremmo fare delle alleanze qui e là. L'Aquitania voglio renderla. Voglio avere una forte presenza in Francia. E voglio subito conquistare appena posso la Bretagna, questa zona qui. Poi dopo voglio tenere legami serrati con l'Aquitania. Con la Francia siamo più o meno in guerra, sempre. Oltretutto voglio anche avere legami con la Norvegia attualmente. E oltretutto anche col regno di Napoli, che non si sa mai. Oh no, forse no. Possiamo stare con questi due alleati. Iniziamo a fabbricare una rivendicazione. No, non abbiamo ancora diplomatici. Allora, direi di mettere subito una missione. Vassalizzare la Scozia. Sì, potremmo farlo. Però prima voglio andare nel Galles e poi dopo prendere tutta l'Irlanda.
intanto mettiamo la nostra flotta commerciale a commerciare alla fine. Sì. E la Navarra ci chiede un'alleanza. Dov'è Navarra? Qui. No. Giusto per farvi comprendere un po'. Che cos'è Europa Universalis? Intanto vado un po' avanti col tempo. Europa Universalis è un gioco di strategia ambientato nel sorta di rinascimento epoca moderna. Un periodo storico in cui ovviamente bisognerà colonizzare il mondo. La Castiglia vuole un'alleanza? No, preferirei con Leon. Castiglia è troppo serrata. Qui hanno l'idea aragonese, Leon. Qui hanno l'idea spagnole. Direi con Leon un'alleanza può andare bene. Quindi tutta l'epoca moderna. Possiamo esplorare tutto il mondo. La mappa comprende tutto il mondo, come avete potuto vedere. E oltretutto, possiamo anche colonizzare, fare guerra alla fine. E che cosa cambia più che altro da Crusader's King? Che credo che questo interessi abbastanza a molti di voi. Quello che cambia è praticamente... Sì, un matrimonio con Leon. Ah, vi dico subito, prima che mi passi per la via. Molto probabilmente ci sono problemi spesso con le dinastie importate. Appena muore il re, di solito la dinastia si scioglie e sale al potere una nuova dinastia. Che dire, non è un problema. Adesso non è che giochiamo più in Brancazzo, giochiamo più che altro l'Inghilterra. L'Inghilterra francese più che altro. Torno a me che ho già divagato troppo. Oddio, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah sì, dobbiamo comandare più che altro le nazioni, non singoli personaggi, non possedimenti. Oltretutto, le dinastie qui hanno un ruolo molto marginale. Qui non conta più la persona, almeno se conta, conta poco. Conta molto di più una nazione, una compagine, più che altro. Quindi non si dovranno più fare dei giochi dinastici, bensì bisogneranno fare proprio guerre, bisognerà fare diplomazia. Alla fine è diventato questo, poi dopo nell'epoca moderna le nazioni non sono diventate più possedimento di una dinastia o di un reame, ma sono diventate di un re, sono diventate proprio delle nazioni, tipo in questo caso l'Inghilterra. Possiamo eleggere un cardinale, adesso la Polonia controlla la curia papale, praticamente questa qua è una meccanica che consente... Ah, Aquitania ha dichiarato guerra alla Castiglia. Ah, subito si parte. Aquitania regno, non ducato. Quindi è un gioco molto molto bello. E oltretutto lo trovo anche molto più completo e molto più appagante. Anche se Crusader's Kings è molto interessante. Ora, dovrei anche dichiarare guerra a Gerusalemme prima o poi. O anche all'Irlanda. No, non posso ancora. Quindi, fabbrichiamo la rivendicazione su Glamorgan. Poi dopo possiamo anche prendere Aberdeen e Fife. Oh, c'è... È morta la nostra regina. Ed è andato al potere Geoffrey Brancazzo. Comunque, vediamo un po' adesso chi c'è. Geoffrey Brancazzo. Invece è il Regno di Napoli, giusto per vedere. Ah, giusto, ricordate l'ultima puntata di Crusader's Kings che avevo fatto un matrimonio diplomatico con Napoli, praticamente la morte del regnante passava tutto nelle mie mani. Ecco, praticamente c'è qui nascerà una guerra di successione tra Aquitania, ma non sono sicuro tra il regno di Aquitania o Aquitania Ducato, tra me e l'Aquitania per il controllo di Napoli. Quindi dovremo anche stare con questo. Ci sono dei pretendenti nati di Bernard Pernet e noi li ammazzeremo in nulla. Possiamo prendere come leader militare questo. Il re di solito non lo metto mai. Tanto un matrimonio con la Norvegia può andare bene. E
Boulogne. Dov'è Boulogne? Vuole un'alleanza? No. E anche l'Aquitania, sì. Ok, bene, battaglia Cornovaglia vinta. Le nostre truppe hanno perso un po' di uomini, però comunque capita spesso. Abbiamo 20 uomini, sono tanti, 21. Anzi, forse anche di più. 22, credo. Dovrei conquistare Loir, mi dicono. Dov'è Loir? Qui. Sì, una buona missione, vediamo un po' con chi è alleata la Bretagna. In teoria con nessuno. Sì, possiamo preparare uno sbarco e conquistare Loir. Così abbiamo più possedimenti in Francia. Dobbiamo fare attenzione però a dichiarare guerra e non essere troppo aggressivi. Perché se siamo troppo aggressivi le altre nazioni non ci vedranno troppo bene. Quindi bisogna andare sempre con calma. Aspettare il prossimo tramonto, come si dice. Oh, guarda i bretagnoni, che belle truppe che c'hanno. Direi, mettiamo commissione con questa Loir. Abbiamo preso un casus belli. E ora possiamo dichiarare guerra. Ah, abbiamo anche preso il casus belli di conquista per sua nord. Però prima voglio prendere qui la Loir. Direi di fare tutto da soli. Molto bene, qua c'è una battaglia navale attualmente tra la mia flotta e la flotta bretagnona, bretognona, non so come chiamarla. Intanto attraversiamo il fiume e attacchiamo l'esercito della Bretagna. Dovrebbe essere una battaglia abbastanza facile. Abbiamo la penalità di attraversamento fiume, però non importa. L'Irlanda è entrata in un'alleanza con l'Irlanda. Oltretutto abbiamo vinto anche la battaglia. Cessazione delle funzioni della chiesa. Possiamo accettare o no? Accettare ci dà più soldi. Però direi no. A me non è che interessa troppo poi dopo col papato, perché ci sarà la riforma protestante e dovremo fare attenzione che la riforma protestante è terribile. Fa male. Ecco le parole. E spezzettiamo l'esercito e andiamo a studiare un po' dappertutto. C'è un nuovo erede al trono, Larus. Molto bene. Adesso andiamo però a Finisterre. E stiamo lì ad assediare. Direi di spezzettare anche un po' la flotta un po' dappertutto. Così riusciamo ad assediare tutti i porti possibili. Ok. Loro sono alleati con la Scozia. La Scozia ha solo queste poche truppe. In teoria potrei anche farcela con questo piccolo esercito. Però potrei reclutare molti più uomini. Io direi di reclutare un po' più uomini. E facciamo anche un po' di cavalleria. Due reggimenti di cavalleria. Ok, abbiamo anche preso un casus belli su Gerusalemme. Forse conviene attaccare prima Gerusalemme. Ah! La Danimarca ha dichiarato guerra all'Österreich, che sarebbe l'Austria. Però non hanno un casus belli. Sì, in teoria puoi dichiarare guerra alle altre nazioni. Però se non hai un casus belli non ci fai nulla. L'Olanda è in guerra con un po' di persone. Intanto vediamo un po' i miei regni successori. Come se la stanno cavando. Adalberto Barancazzo se la cava. Qua sono in guerra con Suebia. Qua c'è Lotario Brancazzo. E qui c'è mia sorella, no, la non tanto amata, Caterin Brancazzo. Ok. Boh, stanno tutti bene. Suebi, eccola qui. Occupata dal Tirolo. Tirolo è bello potente, va. Che idea. Idee tedesche.
Tanto continuiamo qui ad assediare un po' in giro. E Gerusalemme non è alleata con nessuno, quindi direi che posso attaccare e prendermi Glamorgan. Spezzettiamo la flotta e mandiamola anche qui. Ok, qui abbiamo vinto la battaglia. Anche qui. Prima una navale, poi una terrestre. Qui si vogliono ritirare a Aberdeen, credo. No, però qui abbiamo vinto. Bene. Mettiamo tutto l'esercito assieme. E ok, stiamo vincendo tutte queste piccole guerre. Piccoline. Ok. Brabant mi chiede un'alleanza. Brabant è qui. Non mi interessa sinceramente, se devo dire. Continuiamo ad assediare. Abbiamo quasi finito più o meno tutti gli assedi. Armor a caduta. Oh, qui mi serve la corda. Se no qua mi fanno il culo quadrato. Ok, abbiamo fatto più o meno tutti gli assedi. Manca solo Loir. Abbiamo anche catturato una nave in una di queste battaglie. Cioè, la Francia se la sta cavando da sola. Non fa nulla. La Francia è potente. È proprio potente la Francia. Bisogna fare attenzione che se si unisce nessuno la batte. Però comunque, se stiamo così normali, non dovrebbe esserci troppi problemi. Le nostre truppe stanno conquistando tutta la piccola Bretagna. Piccolina. Ok, abbiamo conquistato tutta la Bretagna. Io direi che possiamo prenderci Loir e rendere la Bretagna un vassallo dell'Inghilterra. Bene. Adesso la Bretagna è il nostro vassallo. Ed è un bene, direi. Abbiamo preso un po' di aggressive expansion, però. Però dai, non ci possiamo fare nulla. Qui possiamo anche attaccare. Ecco, la Francia è entrata in una coalizione contro di noi. A volte c'è un problema. Quando aumentiamo troppo la nostra espansione militare, entriamo un po' in tirannia, una sorta di tirannia. Vediamo, siamo visti come dei tiranni dalle altre nazioni. E non è una buona cosa. Più che altro possono farti delle gran coalizioni. Al momento non abbiamo tanto un rischio di coalizione, perché oltretutto l'Inghilterra è abbastanza paraculata, perché è un'isola. Su un'isola non è che possono fare un granché. Però comunque è sempre abbastanza rischioso. Qui abbiamo vinto la battaglia. E ok. Mettiamo la flotta. Adesso dobbiamo solo un attimo riorganizzare bene la flotta, perché ho catturato un po' di navi. Tipo una barca da commercio, che la manderò assieme all'altra flotta commerciale. Perché esistono due tipi di flotte, più o meno. Quelle commerciali e quelle militari. Cosa cambia più o meno? Nulla, perché alla fine esistono quattro tipi di navi: pesanti, leggere, trasporto e galee. Le pesanti servono in combattimento navale, di solito in mare aperto. Sono le navi più potenti, però sono quelle che costano tantissimo. Quelle leggere sono da commercio. Di solito le flotte commerciali sono formate solo da navi leggere, sono veloci e sono anche ottime per l'esplorazione. Poi dopo abbiamo anche le navi, quelle da trasporto, ovviamente trasportano le persone. E poi le galee. Le galee servono a combattere i mari interni. Esempio di mare interno, il Mediterraneo. Oppure tipo il Mar Cinese. Però, diciamo, più o meno serve sempre solo se sei una nazione dentro il Mediterraneo. Noi non utilizzeremo mai galeazze, perché non servono. Non abbiamo il bonus delle galeazze, perché le galeazze servono solo, come ho detto prima, a combattere in mare. In mare chiuso, in mare punto chiuso, sì. Come il Mediterraneo. Noi non siamo in Mediterraneo, siamo in quasi pieno oceano. Quindi nada. Gerusalemme. Se andiamo anche qua su a nord, se, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Voglio fare una forza di sbarco per sbarcare ad Aberdeen. Non so come si dovrebbe pronunciare. Aberdeen.
Non sono scozzese, non so bene i nomi delle città scozzesi. Però comunque il regno di Gerusalemme è abbastanza particolare questo. Gli scozzesi fanno sempre... Ok. Calma. Mi hanno chiamato in guerra contro la Norvegia. Mi ha dichiarato chiamato in guerra contro... Dvina e Karkelia. Dvina e Karkelia, queste due province. Dovrebbe farcela la Norvegia. Anche se ha pochi uomini. Cavolo, se ne ha pochi. Vabbè, nel caso possiamo dare un aiuto con la flotta. Certo, aiuto con la flotta. Ora sbarchiamo. Oh, influenza. Oh, possiamo fare due cose. Mettere in quarantena i porti e lasciarli morire. Oppure... Non importa. Diciamo, non è la prima influenza della nostra nazione, non mi importa. Io direi di chiudere i porti, perché è una scelta intelligente. Non è che voglio che tutte le mie persone della mia nazione muoiano in maniera stupida. Oltretutto andiamo qui ad attaccare Fife. Bene. Ok, intanto c'è l'Inghilterra che ha invaso l'Aquitania. E anche in guerra contro Napoli e Bramanda e Treviso. Azz. Tanto il re di Napoli, Gianfranco Estè, vuole morire. Ah no, ci sarà un nobile della casa Fitzgerald. Va bene. Non importa. Tutto il casino dinastico non ha funzionato un granché, però... Vabbè, pazienza. Oh, esperto di fortificazioni locale trovato. Possiamo aumentare la difensività dei forti oppure prendere un ingegnere militare. Io direi aumentare la difendibilità dei forti. L'ingegnere militare è un aiutante che però lo devo prendere, diciamo, acquistare. E costano tanto gli ingegneri, queste persone qui. Quindi al momento, all'inizio gioco, quando uno non ha troppi soldi, di solito non li prende. Poi adesso siamo in tante guerre, siamo veramente a guerreggiare un po' dappertutto e non è che c'ho tanta voglia. Fif è caduta e adesso andiamo ad assediare Aberdeen. Dovrebbe cadere presto, non troppo tardi. C'è una missione di prendere una provincia in Italia. Però non è che mi interessa troppo. Io direi la Morgan e poi dopo il resto. Vassallo dell'Inghilterra. No, non ho ancora paura di creare troppe inimicizie con le altre nazioni. Bene. Ah, qua sono di cultura gallese, non è accettata. Ma io direi di non convertire, di solito può anche capitare che... Ah già, devo fare anche i core, mi ero dimenticato. Può anche capitare che di solito dopo un po' le culture vengono accettate, però un po' improbabile. William Brancazzo. Di Treviso vuole diritto di passaggio, noi glielo concediamo. Intanto l'Italia è bella spezzettata, c'è la Lombardia, c'è. Qui, qua c'è Parma. Che è tedesca in teoria, Parma. Verona, anche tedesca. Treviso, inglese. Però sono tutti di cultura italiana, ecco. In poche parole. Un attimo un po'... Le culture. Qua italiana. Tedesca, inglese, gallese, cosmopolitana, catalana. Qui c'è un po' di occitano, un po' di occitano, un po' di olandese. Qua un po' di ceco. Inglese e ungaro. Un po' particolare, va. Qui sono russi, qui mongoli. Ah, interessante. Tanto la Grecia come se la cava. Che sono tengristi, però in teoria non vogliono essere tengristi. Vogliono essere ortodossi. Il tengrismo che cosa dà? Tengrismo, meno costi della stabilità,
e più chance per avere un erede. Solo che hanno tecnologia cinese. La tecnologia cinese fa proprio schifo. Invece i Timuridi che tecnologia hanno? Credo musulmana. Musulmana, appunto. Però hanno come forma di governo Canato delle steppe, che non è un granché come forma di governo. Però, diciamo, cadranno subito, perché basta che tra un paio di anni l'Ungheria, già solo, con una nazione non troppo potente, li invade e poi dopo perdono alla fine. Qua c'è una grande guerra, Österreich, Svezia, Boemia, Venezia, Meissen e Holland. Contro Bavaria, Prussia, Austria, no, Polonia e Ungheria. Oi, la Polonia e l'Ungheria stanno spaccando i culi un po' al Sacro Romano in culo. Ah. Vabbè. Tanto continuiamo ad aspettare, siamo al 1449. Aha. Ci sono delle rivolte fraticelle, patrioti cosmopolitani, patrioti scozzesi, dovremmo aumentare un po' qui la stabilità. Eresia lollarda. No, non voglio perdere soldi, stabilità. No, forse sì, fermiamo gli eretici. Prendiamo ancora un po' di stabilità, però dobbiamo perderla. Ah, comunque a Burgos, sì, c'è Pera, brancazzo. Qui a León, Castilla, ci sono tutti spagnoli. A León sono aragonesi, però, in teoria. Invece questi qua... Oh, wow, 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 wow. Ah, conquista di Languedoc. Aquitania contro... Aquitania. Aquitania contro Aquitania. Ducato contro Regno. Napoli, Treviso, León. Beh, noi entriamo. Tanto Genova è occupata da Pisa. Beh, rivalità Pisa e Genova c'è sempre stata, quindi... Quindi niente. Mettiamo il nostro re come comandante in battaglia. Andiamo un po' a combattere. Sì, prendiamo un po' di prestigio con l'epica nazionale. Ebbene, direi di anche spostare la flotta in soccorso. E mettiamo anche un ammiraglio. Leonardo e Matilde. Oh mio Dio, ha troppo di movimento lì, shock. Che cos'era shock? Non mi ricordo. Tanto possiamo anche assediare Languedoc. Possiamo spezzettare le truppe e assediare un po' tutto. Assediamo pure Limousine. Ah no, Languedoc forse è meglio che non l'assediamo, perché se no non può più passare al mio alleato. Anzi no, non assediamo nulla. La scelta migliore è combattere. Direi di andare a fare una sortita a Napoli, tanto che ci siamo. No, stiamo qui a Tolosa e non ci muoviamo. Forse è la scelta migliore. Oh, qui ci sono un po' di tizi. Devo attaccarli. Oh, eretici lollardi nel Wessex. Ce la fanno? No, 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 i miei non ce l'hanno fatta. Hanno perso la battaglia. Però andiamo con altri. Qui ce la faremo. Dai. Dai. Oh, ce l'hanno fatta. Battaglia del Wessex vinta. Oh, qua stanno sbarcando i napoletani. E la mia flotta dov'è? Ah già. Devo combattere i napoletani attualmente. Ah no, qua ci sono gli aquitani. Ovviamente qui ce l'abbiamo fatta, abbiamo catturato pure una nave. La Loira è considerata una nostra provincia di diritto. Molto bene. E adesso dobbiamo fare attenzione però alla flotta napoletana. Io direi che posso andare lì, attraccare al porto e fare nulla. Ok.
Però stavo pensando, se invece faccio conquistare Alster. Ah, Leone contro di me. Ah, oh, che peccato. Vabbè. Qua ci sono un po' di nobili scozzesi. Appena finisce la ribellione, magari possiamo anche attaccarli. Molto bene. Io il mio piano è lasciare questi napoletani qui. Possono pure assediare qui, prendere. E, però intanto se io li non faccio arrivare nessuna flotta, possono comunque, non possono far nulla. Stanno lì, fermi. Tanto stanno perdendo i norvegesi la guerra. Porca put... se la stanno perdendo. Io ho detto all'inizio, i norvegesi sono potenti. Bisogna fare attenzione in sta partita, perché hanno tanti territori. No. Comunque la Carchelia si è ritirata, a quanto pare. Oh, qua c'è anche la flotta di Treviso. Che oltretutto c'è William Brancazzo. Cazzo. Il ramo dei Brancazzi di Treviso, che oltretutto è mio figlio in teoria, cioè mio fratello. Oh, mio fratello che combatte contro di me. Che triste. Abbiamo vinto qui l'assedio. E ora direi di attaccare invece quelli dell'Aquitania. Oh, in Nord Druberlandia sono sbucati dei eretici lollardi. E l'Inghilterra sarà forse una delle nazioni che soffrirà un po' di più l'eresia. L'eresia in generale, anche la riforma protestante. Dai che riusciamo a vincere? No, abbiamo perso. Divna vuole una pace, io non gliela do. Oh, qua altri napoletani, dove sono sbucati? Azzez, non li ho visti. Oltretutto metto anche che non... sì, l'ho già messo. Volevo mettere il fatto che leader non può... che non poteva negoziare contro... per noi oppure per qualsiasi altra... a nostra vece, diciamo. E se succede questo, a volte non è mai una buona scelta. Anzi, non è assolutamente una buona scelta. Qui facciamo un giro tondo. Che abbiamo presi. E andiamo a Poti, non mi voglio più spostare da lì. Oh, c'è Pisa e Genova che se le stanno dando tante. Patrioti scozzesi. Azz, troppe rivolte. Dobbiamo fare attenzione. Direi di rimandare a casa l'esercito che stava qui. Oltretutto siamo avanzati tecnologie diplomatiche. Le di tecnologie diplomatiche ovviamente servono per la diplomazia. Banana. E oltretutto servono anche per prendiamo prestigio. Mi serve un po' di più che l'influenza papale. E oltretutto servono anche per la flotta. Pace bianca con Divna? Assolutamente no. Ok, prima voglio attaccare Cumbria e poi dopo Northumberland. Northumberland, oltretutto, credo che sia anche quella nazione lì che nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, era abbastanza potente in Inghilterra. Tanto qui c'è l'Olanda che vuole accesso militare, va bene. Possiamo avanzare di tecnologia militare e sblocchiamo una nuova... un nuovo tipo di fanteria. Tra poco, la prossima tecnologia. Attualmente non abbiamo ancora nulla, però comunque possiamo costruire delle armerie. Che cosa fanno le armerie? Possono aumentare la manpower, che il manpower sarebbe questa iconcina qui. Serve più che altro per comprendere quanti uomini hai a disposizione che possono entrare nell'esercito. Attualmente è molto basso, solo 205 uomini possono entrare nell'esercito. Questo sta anche a significare che tipo non possiamo rifornire le truppe, tipo se un tizio muore, tipo se 1000 tizi muoiono e ho solo 205 uomini che possono rimpiazzarli, ovviamente l'esercito non sarà al completo.
E quindi bisogna sempre tenerlo abbastanza alto, soprattutto nelle guerre lunghe, conta, perché alla fine spesso le guerre, proprio quelle toste, vanno per sfinimento. Alla fine uno perde perché non ha più le risorse umane. Ma questo capiterà a fine gioco quasi. Adesso andiamo a attaccare i ribelli. Unione personale con Vienne. A quanto pare siamo in una guerra contro Vienne. Aspetta. Sono in unione con qualcuno. Ah no, Vienne è sotto unione con noi. Ah, praticamente che cos'è l'unione? Praticamente è una sorta di vassallaggio, se si può dire, in cui lo stesso re governa due nazioni. Questa cosa qui, tipo per fare un esempio storico, Federico II, quando governava sia il Sacro Romano Impero sia il Regno delle Due Sicilie, è una forma di unione. Invece, se vogliamo proprio parlare di questo periodo storico, una famosa forma di unione è stata Polonia e Lituania, oppure Spagna e Castiglia e Aragona, che però è durata poco l'unione perché hanno unito subito le due corone. Praticamente abbiamo questo regno qui, che Vienne, che era governato da, in teoria, da un altro brancazzo, non mi ricordo bene più chi. E niente, adesso Pera ci ha dichiarato guerra perché... Che non lo so. Ah, per una guerra di successione. Non ce la faranno, ovviamente. Però comunque queste guerre di successione nascono quando spesso ci sono queste cose. Quindi qui riusciamo a battere i ribelli? No, sono tosti, eh. Aspettiamo ancora un po'. Ci stanno attaccando. Speriamo di vincere. Speriamo di vincere. Speriamo di vincere. No, abbiamo perso. Ah, scusate. Qui hanno fatto pace. E ok, siamo un po' in casino attualmente. Direi di lasciare qui la puntata per il momento. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da allora è tutto. Commentate, votate, fate quello che volete. Ciao!